cosa dico adesso io? C'è quattro professori, io sono ragioniere, capite? No, mi sembra che poi questi congressi che mettiamo insieme personalità più diverse così, poi ci lasciano un po' con dei dubbi, ma più o meno nella nostra vita da domani non cambia assolutamente nulla. Cioè, credo che la sostanza di vederci, di parlarci, sia anche di determinare che siamo in un momento diverso, un momento completamente... il mondo sta cambiando alla velocità pazzesca. Il mio commercialista ha 89 anni e lavora, e suo figlio ha 69 anni e in pensione. Ma io come faccio a pensare un mondo così? E questo, il figlio mi dice, non muore mai. Cioè, ormai l'economia è questa qua, e i capitali sono ereditati, non sono guadagnati. Chi investe guadagna di più sul capitale che sul lavoro. Ormai il reddito sul lavoro non determina più la qualità della vita di nessuno, della maggior parte di persone. Ormai quattro persone che lavorano hanno un reddito, mantengono le altre sei che non hanno un reddito. Cioè, stiamo andando verso qualche cosa che tutte le nostre idee, tutte le nostre convenzioni si basano su un sistema che ormai è crollato. Stiamo facendo delle ristrutturazioni e dei trucchi a un cadavere, è morto. Il sistema della crescita, il sistema del consumo è finito. Abbiamo un'aspettativa di vita ormai di 85 anni, addirittura abbiamo una differenza di aspettativa di vita nelle città, tra la periferia e il centro. Se andiamo a vedere Glasgow, per esempio, Glasgow c'è un quartiere che si chiama Carlton, che la differenza di vita tra il quartiere periferico che si chiama Carlton e il centro di Glasgow sono 27 anni, 27 anni di diversità. Quando con gli amici che sono qua, che ricordo, giravamo Londra, ti ricordi, te lo ricordi che giravamo Londra con Livingstone? Ebbene, ogni fermata della metropolitana di Londra, ogni fermata verso la periferia est, l'aspettativa di vita crollava di un anno. Lo vediamo, stiamo andando verso qualcosa di che non si riesce a determinare che cosa potrà, il lavoro come evolverà, la vita di noi come sarà, la vita dei nostri figli. Cioè, voglio dire, la sanità, la salute, che è poi la politica, la diversità sia di ricchezza ma sia di salute, anche di istruzione. L'istruzione in fondo ti dà la percezione del tuo corpo. Se non sei istruito non ti curi, se non ti curi costi molto di più alla sanità di quello che si cura. Allora abbiamo sempre questa forbice che si allarga dal sopra a sotto, e la gente che non può permettersi una sanità si ammala. Ma non è una questione economica, è una questione anche economica, ma voglio dire, costi di più costa di più a non farti lavorare, a non darti dei soldi, a non farti vivere meglio, che non a lasciarti così, perché costi di più il lavoro nero, i farmaci, l'alcol. Allora l'INPS, lui è stato presidente dell'INPS. L'INPS nel 1890 è stata un'idea non di un socialista, di un antisocialista, no? Bismarck non era mica un socialista. Ebbene, ha detto, ci inventiamo la pensione a 60 anni, quando l'aspettativa di vita nel 1890 era 50. Sono andati in pensione in 3. Quindi, allora, vediamo di come fare adesso. L'intelligenza artificiale la dobbiamo collocare, perché sta arrivando qualcosa che nessuno sa bene. Ognuno ha un'opinione, ognuno, siamo pieni di opinioni, pieni di soluzioni. Io sono anche stravolto da questa roba qua. Non puoi fare una discussione con uno che te la ferma e ti dice sì, però il problema è, e dà la soluzione. Siamo sommersi, i problemi fortunatamente si risolvono perché passano di moda. Cioè, allora voglio dire, siamo immersi in qualcosa
qualcosa, l'intelligenza artificiale farà una selezione del lavoro sicuramente, avremo milioni di disoccupati, ma nell'attesa dei nuovi lavori che nessuno sa ancora, le università e le scuole non lo sanno, cos'è l'agricoltore verticale o l'avatar del manager o il guidatore di dirigibili, sono i nuovi il nuovo pescatore, i nuovi pescherecci, come si fa? Non lo sa ancora nessuno. In quel lasso di tempo lì, se non c'è un reddito per tutti, in quel lasso di tempo lì sarà un disastro, ma questo lo sappiamo immediatamente, lo sappiamo già adesso, e siamo così aspettando che cosa? A che cosa aspettiamo? Che cosa aspettiamo? In 5 minuti io vi posso dimostrare col mio iPhone che blocco l'attività di chiunque, della piccola e media impresa adesso. 5 minuti, prendo una foto di uno su Facebook, vedo che amici ha, prendo la sua email col suo nome e la sua società, prendo il nome del suo amico e creo un'email finta, entro nella sua email e in 6 minuti è morto digitalmente. Allora, chi è preparato di queste cose? Questi saranno i nuovi lavori di protezione della piccola e media impresa. Noi siamo italiani, è la nostra colonna vertebrale la piccola e media impresa. Non ci sono assolutamente ancora, non si sa neanche cosa sia l'intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Io sento definizioni di tutti i tipi, paura, non paura, sospetto. Modificherà l'Atlante del mondo? Secondo me non modifica l'Atlante del mondo l'intelligenza artificiale, diventa l'Atlante del mondo. Ed è soprattutto l'intelligenza artificiale andrà a modificare il senso del tempo. Il senso del tempo tramuterà il tempo geologico in tempo tecnologico, perché dietro l'intelligenza artificiale c'è l'estrazione di almeno 1000 materiali che devi andare a cavare. Abbiamo le terre rare, il litio, e il litio, l'estrazione solo del litio crea dei disastri in Bolivia, in Mongolia, laghi larghi chilometri di diametro. Pensate che noi abbiamo messo nelle marmitte catalitiche il platino, la marmitta catalitica, un grammo di marmitta catalitica, dentro la marmitta catalitica c'è un grammo di platino. Per cavare il platino, una tonnellata di platino, sentite bene le cifre perché sono spaventose. Una tonnellata di platino, per avere una tonnellata di platino devi scavare 300.000 tonnellate di materiale, una 300.000, poi prendi il grammo e vieni qua e pulisci l'aria con la marmitta catalitica della NOx un pochino, hai capito? Qua risani un pochino l'ambiente, ma una marmitta catalitica pesa 300 kg. Allora, se allarghiamo un po' le nostre cose, vediamo i trasporti, come si stanno evolvendo, navi sempre più grosse, per trasportare che cosa? Ma io vorrei che dovreste capire una cosa, qui non so se è il clima che vi offusca. Io mi sono messo la giacca uguale al vostro clima, i grigi, grigio chiaro, grigio scuro. Cioè, va bene, a parte questo, voglio dire, ma la nostra unità di misura del trasporto è il container. Il container inventato da MacLean nel 50. Io provengo da mia famiglia che lavorava in porto. Beh, una persona ha cambiato il mondo. Una ha detto, ma perché dobbiamo trasportare con le balle di juta, i ganci, le cose? Facciamo come il pacchetto di sigarette. Ha avuto un'invenzione che ha cambiato il trasporto di tutto il mondo. Tutto il mondo. Oggi vediamo navi con 20-30 mila container. Meno male che ci sono gli UTI. Questa è una battutaccia che faranno tutti i titoli. Grillo a favore degli UTI. No. Ma no, ma per dirvi che il traffico di container europeo, da uno studio fatto dai tedeschi, il 45% dei container che girano in Europa è vuoto. Ora voglio vedere le vostre facce, è vuoto. Non riusciamo a fare un piano logistico per far girare le navi, i camion, i treni pieni.
Allora, un tir di 40 tonnellate, tre assi, consuma l'asfalto come 100 automobili, ma non paga. Non paga una tassa di autostrade come 100 automobili. I camion girano col just in time, col baracchino, si danno l'appuntamento e scaricano le spese di magazzino sull'asfalto che paghiamo tutti. Qui dobbiamo intenderci di una cosa, voi europei, di assumere una narrazione. C'è la narrazione che dice del geologo, che dice sono tutte balle, il clima vaffanculo, 400 anni cambia, oltre 400 anni l'uomo non c'entra. O c'è l'altra narrazione che dice guardate, siamo un po' accorti che qui il problema è che c'è il Bangladesh è un terzo sotto acqua, in Australia brucia all'interno e il mare sale, Miami la stanno alzando da 10 anni, c'è qualcosa che non quadra. Che narrazione prendiamo? Chi è oggi il nemico? Io vi chiedo, chi è oggi il nemico? Ve lo dico io chi è il nemico. È quello che va in bicicletta. Quello che va in bicicletta va in bicicletta perché non compra una macchina, non si indebita, non c'ha assicurazione, non provoca incidenti della Madonna. È quello lì. Quello lì non incide nel PIL, non conta un cazzo. È quello lì. E peggio di lui c'è il pedone perché non compra neanche la bicicletta. Cioè, voglio dire, allora, qual è la narrazione? Allora ditemi voi, fatemi delle domande, qualsiasi, io abbiate i più grandi esperti che ci sono, meraviglioso venire qua. Allora, il mondo sta cambiando, ma noi siamo ancorati ancora a delle strutture vecchie. Le ambasciate erano garantite dal diritto internazionale, non le accusa più nessuno. Una la bombardano, quell'altro entra a Khashoggi e esce in frammenti di Khashoggi. Invadono l'ambasciata messicana in Ecuador. Allora, voglio dire, siamo strutturati vecchi, abbiamo i consolati, abbiamo gli ambasciatori. Abbiamo il passaporto. Ora ditemi voi, nei ragazzi, i giovani, cosa interessa sapere la nazionalità? Ormai i ragazzi con le nuove strutture sono metici di cultura. Cosa gli interessa sapere la nazionalità? Io vorrei sapere, attraverso le tecnologie che ci sono, la biometrica, non lo so, un curriculum di quella persona che arriva, cosa sa fare, dov'è, se ha fatto le cose sanitarie, se ha dei precedenti penali. Lo fanno nel più grande campo nomadi di Zaari, in Giordania, c'è 80.000 siriani, hanno creato una piccola cittadina che è guardata dai nuovi architetti perché si è organizzata in una maniera straordinaria. Ma quando uno di un profugo di lì va a fare la spesa, mette un occhio così, la biometria dell'ONU direttamente, senza intermediazione, gli rimborsa la spesa. E quando va via da lì, va via con una password sua personale che non sa nessuno, dove c'è scritto il suo curriculum, persino il giudizio dei suoi vicini. Non gli paracadutano il cibo dall'alto. Fanno lavorare a chilometri zero gli artigiani vicino. Hanno creato veramente una struttura con la tecnologia, l'intelligenza, la blockchain e tutto. E noi adesso andiamo a votare e lasciamo fuori in Italia 3,5 milioni di ragazzi che potrebbero darci un parere sulla blockchain, sull'intelligenza artificiale. I 16enni, i 17enni sono 3,5 milioni. Prima erano i 18enni. Noi sono stati anni che non potevano votare. E però vota uno di 80 anni. Ma che cazzo me ne frega che c'è un'aspettativa di vita di una settimana? Ma abbiate pazienza. Che futuro mi può dare uno di 80 anni? Io ne ho 76. Allora vogliamo aprirci un attimo, che bisogna avere coraggio e io poi non so, io butto lì un sacco di stronzate, per l'amor di Dio, me ne accorgo, non è che io, però nella mia vita noto, abbiamo un diritto di famiglia del 1975, ci sono centinaia di migliaia di cause di pensionati perché sposano la badante ucraina di 18 anni, con i figli che li denunciano. Non c'è una tutela della prima moglie, che è quella che si è fatta più il culo di tutti, non c'è nessuna una tutela. Non c'è una tutela delle assemblee condominiali, dammi un po' d'acqua. Le assemblee condominiali. Ma vi rendete conto? Abbiamo un turismo che sta diventando un disastro, ma ve ne accorgete o no? Affitti a settimana, è il mio diritto. Quando mi devo calmare un attimo. Quando vai a toccare un diritto di una categoria, ne sfiori un altro di diritto. Sono campi minati quelli dei diritti. Parliamo di libertà, lui ha parlato di libertà, benissimo, libertà. Ma libertà di cosa?
Cos'è la libertà? Non gli frega nessuno essere liberi, non gli interessa a nessuno, ci interessa essere tutelati come consumatori, quello sì, ma la libertà che cosa? La libertà di associazione, ma se mi stanno tutti sui coglioni. La libertà di religione, non credo a niente. La libertà di stampa, libertà dalla stampa. Guardate, vi dico questo concetto perché oggi guardate che bisogna prendere in considerazione questi mediatori, bisogna prenderli in considerazione una volta o l'altra. Io non lo so, ma il discorso si sta concludendo questa mediazione dei fatti è sconvolgente, ma quindi è una, non mi ricordo più il cosa stavo dicendo prima. Vedi come ragiono. La libertà, guardate un attimo la libertà. Qual è l'associazione più potente dei diritti della libertà? Amnesty International ha 3 milioni di iscritti. Ok? La Croce Rossa ne ha 100 milioni. Vuol dire che ci interessa più la sicurezza che la libertà. La libertà di cosa? Sembriamo schiavi in ferie. La libertà non interessa. E allora qui io sono preoccupato, avendo un sacco di figli, avendo visto un sacco di come pensano loro. Ma siamo indietro. Gli economisti si specializzano oggi, i professori, su libri degli anni 50, 60. Teorie vecchie, Friedman, le tasse negative, sono cose di 20-30 anni fa. Oggi il mondo gira in un altro modo, cioè gira alla velocità della luce, cioè è talmente veloce che il nostro futuro è un presente continuo, giriamo, ci sono algoritmi da un milionesimo di secondo che vanno a intercettare gli algoritmi di Wall Street un milionesimo di secondo prima, perché il server di Wall Street è a un chilometro e in quel chilometro lì vanno a mettere vicino al server le loro aziende e hanno un milionesimo di chilometro prima, ma si può ragionare così. Poi non è detto che poi la tecnologia, l'automazione fanno perdere il lavoro, è più subdola, è molto più subdola, il lavoro si trasforma, si camuffa, te lo buttano addosso, ti fanno lavorare senza dirtelo. Io sono entrato nel supermercato, mi sembrava di sognare, ho dovuto prendere il sacchetto, il guanto, fare la spesa, metterlo dentro, appiccicarci il prezzo, mi è rimasto appiccicato il guanto al bollino, di nuovo ho rifatto tutto, mi sono preso la cosa, l'ho messa nel carrello, sono uscito, mi hanno richiamato per un contanto, fanno i controlli, rimetti il coso nella busta, mi sono fatto un culo così. E poi diceva il volontariato, signori, in Italia se sono 50 miliardi di ore lavorative, 50 miliardi, il lavoratore è il doppio, il lavoratore non pagato, il volontario, sono 90 miliardi di ore. Ma allora, questo è un anche l'Europa, avete fatto il burro EU, avete fatto lo spaghetto EU, avete fatto il pomodoro EU, avete fatto la macchina EU, avete fatto, ma il cittadino EU ha ancora da fare. Se non vengono a votare il 50% di persone, come in tutte le ormai nelle nazioni, ma che di democrazia di che cosa parliamo? Parliamo che se uno prende, quale parliamo? Se uno prende il 30% del 50% è il 15%, converrebbe andare, il Belgio è stato 650 giorni senza né governo né Parlamento, non se ne è accorto nessuno. Come a Napoli quando hanno spento i semafori, sono andati avanti lo stesso. Allora andiamo verso qualche cosa di diverso, la struttura della società è molto diversa, i vecchi singoli, gli appartamenti, come costruisci, c'è 1 milione di vecchi che si ammazzano in casa, si ammazzano letteralmente in casa perché hanno case di 50 anni prima. E scivolano nel bagno, ma non vedete quanti spot sugli anziani che fanno, portati la maniglia adesiva che ti tieni, perché hanno trappole in casa, non riusciamo neanche più a costruire in quel senso lì, perché il vicino di casa è come Rosa Olindo, i quartieri ormai sono diversi. E poi parliamo di macchine senza guidatore, li chiamiamo, come chiamavamo le prime macchine senza cavalli, no? Le carrozze senza cavalli. Non riusciamo neanche a entrare in quel sistema lì.
È un sistema che è la moral machine. La moral machine ha fatto degli studi, degli studi. Cosa deve fare una macchina senza guidatore? Se deve proteggere quelli dentro, quelli sulle strisce. Deve proteggere un bambino, deve proteggere un vecchio. Ma se tu vai in India, proteggono il vecchio e mettono sotto il bambino. Ognuno ha una moralità che diventa impossibile. Quindi io vi chiedo di aprire un po' la mente, di rischiare, di vedere che cosa volete. Ho letto un libro io scritto e si intitolava Le cinque cose, è stato scritto dai malati terminali di tumore, le cinque cose che avresti cambiato nella vita. La prima, tutti, la prima, lavoravo, avrei lavorato di meno. Avrei letto di più, avrei coltivato le mie amicizie. Che cosa volete fare della vostra vita? Non si può lasciare la salute, le cose in mano ai medici, in mano ai tecnici, in mano agli economisti. Ci vogliono degli antropologi, ci vogliono dei filosofi, ci vogliono delle persone che ci possano illuminare su che cosa vogliamo noi, quanto vogliamo vivere, perché povertà, la povertà è un fatto esistenziale a volte. Uno, se tu parli, io ho dei vecchi in campagna dove abito io che prendono 500 euro di pensione e giocano a bocce, hanno la legna, la casa, l'orto e basta. Dove andate? Aspetta, ho finito. No, vabbè, c'hai l'aereo. Che cazzo di aereo, maledetti. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, andate a prendervi l'aereo.